29 gennaio 2000. Per la Mercatone, prima presentazione ufficiale per la nuova stagione con un Pantani ritrovato che promette un fantastico tris, giro, tour e vuelta, mentre gli avvocati lavorano per trasferire l'inchiesta di Guariniello da Torino a Forlì. Operazione disposta dalla Cassazione ai primi di febbraio, mentre brutte notizie giungono da Trento. L'esame del DNA ha fugato ogni dubbio, quel sangue era realmente di Marco Pantani. A fine febbraio, prima uscita dell'anno, 337 km per lui alla Vuelta Valenciana, ma subito dopo si ritira. Atteso in marzo al Memorial Cecchi Gori, il pirata alla vigilia, in una lettera aperta a stampa, addetti ai lavori e tifosi, ufficializza. Nessuno aveva il coraggio di dire, è crisi totale, buia e senza appello. La caduta continua con il rinvio a giudizio per frode sportiva che arriva da Forlì sulla vicenda Milano-Torino. Ormai le speranze di rivederlo in sella si affievoliscono sempre di più. Maggio, Pantani fa tappa a Ferrara dal pubblico ministero Pierguido Soprani, che lo ascolta come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sul laboratorio dello sport diretto dal professor Conconi. Mentre il tantan delle voci prende corpo, la voglia di rivederlo in bici è più forte di tutto. Il giro è alle porte, ma lui smentisce, non sarò alla partenza. Cari amici, auguro a tutti voi che vi accingete ad iniziare il Giro d'Italia, di vivere questo importante avvenimento sportivo animati da autentica sportività, cioè da una grande passione agonistica, ma anche da un forte spirito di solidarietà e di condivisione. Con queste parole il Pontefice ha accolto in Vaticano la carovana del Giro d'Italia proprio nel giorno dell'annuncio di Marco Pantani che sarà al via. E prima delle emozioni agonistiche, il campione di Cesenatico ha provato sensazioni profonde ed indimenticabili. Quando c'è il contatto veramente c'è un'emozione particolare, c'è una carica, un'energia positiva che trapela, insomma, e quindi ti sicuramente è una grandissima emozione. Ed il ciclismo ha testimoniato a Giovanni Paolo II in modo simbolico, con la fiaccola partita dalla Madonna del Ghisallo, non solo affetto ma qualcosa in più. Era importante ricominciare sotto il profilo psicologico perché avrei rischiato di non ricorrere più. The future's been sold. Every night we're gone, and to karaoke songs, how we like to sing along, though the words are wrong. And really, really, really could I burn? Yes, and really. Your lucky day. Well, here's your